Facciamo un po' il conto e il punto della situazione sull'Hobby Model Expo 2021. Sì, vediamo un po' cos'è successo. Bentornati e bentornate su questo canale. So che siete anche bentornate perché in questa fase dell'anno dove ha ripreso anche l'Hobby Model Expo 2021 a Novegro, ho incontrato anche tante di voi, chi accompagnata, chi no, insomma, ho incontrato tantissime persone, vi ringrazio. Non tutti, diciamo così, hanno voluto presenziare in questo video, infatti ci saranno solo due foto, ma e ovviamente saluterò le persone che ho incontrato e che hanno voluto con piacere sia scambiare quattro chiacchiere, sia fare qualche giro, prendersi un caffè, insomma, avere dei consigli, chiacchierare un po'. È stato bellissimo, ragazzi, veramente bellissimo. E ringrazio anche tutti quelli che magari non hanno voluto né fare la foto, ma semplicemente scambiarsi un saluto e vederci così, insomma, un po' di passaggio, un po' di sfuggita. Vi ringrazio davvero tanto. Ma adesso, così, giusto per fare lo youtuber in gamba, vi faccio vedere innanzitutto qualcosa che riguarda la fiera, giusto? Ma partiamo dall'inizio. Signori, si va a Novegro, andiamo a vedere com'è questa fiera e se è cambiato qualche cosa. Ok, siamo arrivati, abbiamo parcheggiato, biglietto, Green Pass. Parto col dire che devo salutare le persone che hanno voluto fare quella foto con me e che sono state anche d'accordo a presenziare in questo video. Quindi saluto in primis Orlando, che è stato un vero piacere trovare, perché è una persona squisitissima. Abbiamo chiacchierato, ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti quattro passi, insomma è stato molto piacevole ed è stato il primo che in realtà poi mi ha riconosciuto e che abbiamo, insomma, cominciato a scambiarci quattro chiacchiere, a parlare del nostro settore, quindi del modellismo, di quello che si crea, e mi ha fatto vedere anche qualche suo lavoro e devo dire che non è niente male. Lui ama più i carro armati, però ha usato delle tecniche viste anche sul mio canale per ricreare per esempio la neve. Mi ha chiesto dei consigli, io gli ho dati, è stato veramente veramente molto piacevole. E lui è Orlando. Eh sì, questa è la foto che ci siamo fatti proprio da sgarzolini, insomma, non proprio di primo pelo, diciamo così, però. E poi devo salutare Matteo e Serena, che è questa coppia che non mi aspettavo di vedere in coppia, nel senso che solitamente a queste fiere ci sono più maschietti che femminucce, anche se ce ne sono state, e devo dire che entrambi erano molto interessati alla questione modellismo, non solo Matteo, ma anche Serena. E quindi mi ha fatto veramente piacere. Ci siamo fatti quattro passi anche con loro. Loro mi hanno riconosciuto ad uno stand dove stavo facendo delle foto, dei piccoli video per portarli sul canale. Ed è stato molto piacevole anche quello. Abbiamo chiacchierato anche con loro. Ma poi saluto tutti. Adesso i nomi non me li sono segnati tutti perché era impossibile. Però saluto tutti quelli che mi hanno fermato, che mi hanno salutato, anche solo salutato. Insomma, ci sono state veramente un sacco di cose carine a livello personale. Ma a livello di Model Expo, io personalmente, per come mi avevano presentato la cosa, quindi mi erano arrivate delle newsletter, anche come addetto lavori, insomma, mi era stata presentata un po' diversamente. E devo dire che era buono ed è stato buono il fatto che abbiamo ripreso ad andare a queste fiere,
perché insomma dopo il Covid, parliamoci chiaro, era un po' tutto stressante, non potevi fare niente, non potevi partecipare a queste fiere, non si potevano fare, insomma, quindi è stato già un buon passo. Però devo dire che mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, è stato un po' deludente perché c'erano pochissime novità, ma proprio si contavano sulle dita di una mano. C'erano praticamente sempre gli stessi espositori, in realtà niente di così eclatante, e il padiglione principale era piuttosto vuoto. Nelle precedenti edizioni c'erano stand ovunque, ancora un po' anche attaccate al padiglione stesso, e invece adesso c'era una zona che era quasi semideserta, cioè una cosa che non mi ha stupito e mi ha anche un po' deluso, perché era un'occasione per rimettersi in moto e rimettersi in moto questo mercato, che comunque ha del mercato, e devo dire che non mi aspettavo una cosa così. Io dico deludente perché ho visto tutte le altre edizioni, quindi ero abituato a casino, non sapevi dove girarti, guardavi 100.000 cose ed erano tutte belle. Qui invece è stato un po' un rimpasto di quello che erano le edizioni precedenti, che già un pochino aveva calato, ma non del tutto, ma soprattutto ho visto un calo drastico del settore RC, quindi del radiocomando. In realtà ho visto forse due, forse di sfuggita un terzo espositore che avesse a banco dei prodotti RC che potessero definirsi tali. Adesso non vi sto a dire, cioè, vi potrei dire marchi di qualsiasi tipo, ma marchi appunto come Tamiya, Kyosho, insomma Serpent, ce ne sono tanti nell'ambito dell'RC, però non ce n'erano, effettivamente non ce n'erano, ce n'erano pochissimi. Gli unici padiglioni che secondo me valeva la pena di guardare con più attenzione, anche perché comunque la Lobby Model Expo è partito da essere una fiera molto indirizzata sul fermodellismo, e quindi c'erano tanti prodotti del fermodellismo, tanti plastici di ferrovie, e con tutti gli annessi e connessi. Quest'anno c'erano anche treni anche di una certa dimensione, insomma, non piccolissimi, non tutti piccoli, ma c'erano anche treni di una certa dimensione che andavano oltre la scala H0, quella normale. Quindi è molto indirizzata sul treno, e ho visto veramente poche cose nuove. Un po' ve le sto facendo passare, quindi io devo dire che un po' veramente mi ha deluso. L'unica cosa che di positivo che ho trovato io in questa fiera è aver incontrato voi. Quindi la cosa mi ha fatto veramente tanto piacere, è stata un'occasione per riprendere contatti anche con delle aziende, è stata un'occasione per poter fare qualcosa anche per voi che siete iscritti e che mi seguite, ed era secondo me una cosa molto carina. Fortunatamente è stato così, a livello personale ne esco veramente molto più arricchito di prima. A livello di fiera, purtroppo, devo dire, è stata veramente molto deludente sotto il mio punto di vista. Non ho fatto acquisti, se qualcuno se lo stesse domandando, perché non c'era niente che poteva interessarmi in quel caso, anche perché sotto il punto di vista degli attrezzi, di prodotti in generale come colle, resine eccetera, c'era veramente poco, molto molto poco. Ho visto tanti plastici, un plastico che vi ho già fatto vedere nelle foto che sono passate, di questo mega aeroporto in miniatura, perché non ricordo la scala, però erano veramente piccoli gli aerei, quindi era possibile fare un diorama molto grande, un plastico molto grande, ovviamente modulare. Quando fate una cosa del genere bisogna farli modulare per forza, con le luci e tutto. Quindi ho visto tanti plastici, soprattutto fermodellistici. Però per il resto, purtroppo ragazzi, devo dire che è stata veramente deludente. Ma fatemi sapere la vostra, per chi magari c'è stato e non ci siamo incontrati, fatemi sapere la vostra qui sotto su cosa ve ne è sembrato, cosa avete comprato, magari avete acquistato qualcosa.
Oppure, non so, se siete rimasti delusi anche voi, se pensavate a qualcosa di diverso o, non so, vi aspettavate qualcosa di diverso anche a livello in generale fieristico, perché insomma, bene o male, i controlli anche all'ingresso, biglietto, green pass, eccetera, è stato tutto, devo dire, perfetto, anche i parcheggi non ci sono stati problemi, quindi credo che l'organizzazione sia andata bene, il problema è probabilmente gli espositori in sé, e bisognerebbe anche vedere se c'è qualcosa a livello di organizzazione che ha impedito a certi espositori di presenziare, perché c'è da considerare anche quello. Però aspetto i vostri commenti qua sotto, mi raccomando. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, ringrazio ancora tutti quelli che ho incontrato, e se avete perso comunque il video, insomma, ce l'avete sempre sul canale, potete andare a vedere se siete stati nominati o meno. Ma io vi ringrazio, da Alex e Anime dal Mondo è tutto, alla prossima!